apriamo la mostra, se inauguriamo il percorso di visita di questa mostra che si intitola L'arte per l'arte in Castello Estense. Come avrete già doviziosamente letto sulla stampa, l'iniziativa è un'iniziativa che corona due percorsi diversi. Un percorso è un percorso istituzionale, un rapporto molto stretto ovviamente tra la provincia e il comune, che consente di prendere atto che la modifica istituzionale sul ruolo delle province, fra mille complicazioni diciamo così, e preoccupazioni, e non solo per il personale dipendente ma anche per le famiglie e per le imprese, però qualche elemento, diciamo così, di sinergia lo offre anche a chi abbia voglia di lavorare per il bene comune. In questo caso il mio ringraziamento va a tutti i dipendenti della provincia e del comune che hanno consentito in poche settimane di lavoro molto intenso di utilizzare la parte più nobile del castello, la parte museale, come percorso per la realizzazione di una mostra, che è quella delle opere di Boldini, delle opere di De Pisis, un percorso che ha reso necessario degli interventi anche di adeguamento del castello, perché non era, diciamo così, predisposto per le mostre, soprattutto sotto il profilo impiantistico e sotto il profilo delle porte antincendio, delle normative di sicurezza. E tutto questo è stato fatto attraverso una convenzione fra i due enti e attraverso il lavoro importante delle ditte che hanno accavallato la realizzazione, l'allestimento, la realizzazione degli impianti all'interno di un intervento di carattere generale sul cantiere di recupero dei danni dal sisma, che ha reso particolarmente complessa la vicenda. Comunque siamo qui nei tempi previsti, siamo qui quindi al termine di un percorso di collaborazione forte che ha visto coinvolte non solamente le due amministrazioni, la provincia e il comune di Ferrara, ma anche ovviamente Ferrara Arte, anche la fondazione e la Cassa di Risparmio, che hanno concorso alla mostra con importanti prestiti, e quindi anche con la loro collaborazione si realizza questo evento. L'altro percorso invece è un percorso di carattere culturale. Il castello non è solamente un contenitore straordinario, il cuore pulsante della vita culturale della Ferrara rinascimentale, che tentiamo di far tornare cuore pulsante anche della vita culturale della città di questi anni, della Ferrara di questi anni, non a beneficio esclusivamente della città, ma come un crocevia di iniziative e di percorsi che riguardano tutta la provincia nella sua estensione, e quindi quasi a significare un incontro dell'amministrazione provinciale come il luogo nel quale i sindaci della provincia si incontrano non solo dal punto di vista amministrativo, ma scambiano anche fra loro iniziative di carattere culturale. Sono presenti oggi, ho visto, diversi sindaci, che ringrazio della loro presenza, che è molto significativa per l'inaugurazione della mostra. Quindi un percorso anche di carattere culturale che recupera le opere di Boldini, le opere di De Pisis, che sarebbero state alternativamente destinate ai magazzini, perché sono state ospitate fino al maggio 2012 a Palazzo Massari. Palazzo Massari diventa il cuore di un intervento straordinariamente importante della città, sarà l'intervento di recupero e di ristrutturazione del palazzo più grande, e quindi l'intervento anche dal punto di vista economico-finanziario più significativo. In attesa che questo intervento prenda avvio e soprattutto si concluda, saranno necessari circa 3 anni per la realizzazione dell'intervento, queste opere sono ospitate all'interno del castello. Quindi, come vedete, la soddisfazione nasce dal fatto di avere tratto, diciamo così, un'occasione di collaborazione molto forte, dall'avere rimesso al centro il castello del dibattito anche tra le associazioni culturali, le associazioni giovanili, tutti coloro che hanno idee sulla città, ma anche di avere messo a disposizione dei cittadini ferraresi all'interno di una cornice e di un allestimento straordinariamente convincente opere che altrimenti sarebbero state sottratte alla vista dei cittadini ferraresi. È ovvio che tutti noi ci aspettiamo anche un ritorno di carattere turistico, economico, quindi da questo punto di vista è un'occasione ulteriore per il sistema delle nostre imprese. E voglio concludere questa brevissima presentazione ricordando anche che c'è una collaborazione importante col Comune di Forlì, il sindaco di Fai, con la Fondazione della Cassa di Parma di Forlì, che domani inaugura anche il proprio intervento. Oggi il sindaco di Forlì non può essere presente, ma è presente l'assessore, e ringrazio comunque diciamo così, anche quel comune, a significare che le alleanze non hanno confini, quindi possiamo muoverci a geometria variabile con tutti coloro che abbiano idee, voglia di lavorare e soprattutto intenzioni che vanno a beneficio della crescita delle nostre comunità.